Con Bonito ormai ci siamo, 4 giorni di partite con indicazioni penso contrastanti, alcune molto positive, alcune molto negative. Com'è la condizione della squadra? La condizione è quella che un pochino hai detto tu, è una condizione un po' incostante in questo momento. Noi dobbiamo stare uniti, dobbiamo lavorare con l'atteggiamento positivo. Sappiamo di aver avuto qualche intoppo nella fase della preparazione, ma dobbiamo lavorare con la testa e giocare di squadra. Ecco, la prima partita è subito una di quelle molto importanti. La Serbia, una squadra che nell'ultima manifestazione di altissimo livello, la Coppa del Mondo, ha stupito tutti. Una squadra che ha 2 o 3 giovani di grandi qualità, una squadra difficile. Sì, volevo dire qualcosa, hai detto tu. Ma è giusto, io credo che la Serbia sia una delle squadre più forti in questa Olimpiade. Forse è un po' sottovalutata nei favori del pronostico, ma se gioca bene può vincere con chiunque. Ogni tanto gioca anche non benissimo e speriamo di incontrare invece noi una buona giornata. Qual è la loro arma migliore e qual è l'arma che li può mettere in difficoltà? Ma l'arma migliore è sicuramente l'attacco e un palleggiatore che li sa far giocare. Ogni tanto il palleggiatore li fa giocare non benissimo e hanno qualche problema di ricezione, un po' come tutte le squadre, quindi battuta e primo tocco di cambio palla sarà fondamentale. Un'ultima cosa, senza entrare nel merito dei singoli, diciamo, ci siamo qualificati con un mix, vedremo un mix oppure punteremo sull'esperienza, sui giovani? Ma no, io andrò avanti un po' con quello che è stato il mio pensiero fino adesso, sapendo di avere dei giocatori che possono cambiare ed entrare in qualsiasi momento, e lo farò nel momento in cui lo riterrò buono per la squadra.